Pomeriggio. Allora, questo ciclo, Tre vite, tre storie, la ricerca come testimonianza civile, l'avevamo concepito già un bel tempo fa, prima del Covid. Poi il Covid ce l'ha ripetutamente tagliato. Abbiamo tentato ripetutamente di riattivarlo, ma vi ricorderete bene come la pandemia abbia operato. L'avevamo concepito per il 2020 per una ragione sentimentale, erano i 30 anni dalla fondazione della Società Pesarese di Studi Storici. Siamo qui oggi, abbiamo 3 anni di più, cosa volete che sia, insomma. Questo ciclo, come sapete, è orchestrato su 3 incontri. Il primo di oggi è su Mark Bloch, che adesso vi parlerò del professore del Serio. Ne avremo un secondo l'8 di novembre, sempre qui. Sarà Tommaso Di Capegna Falconieri che ci parlerà di Johann Huizing, come pare si dica, noi diciamo Huizing, il famoso autore dell'autunno del Medioevo e altre cose. Infine avremo un terzo incontro lunedì 13, sempre qui e sempre, sarebbe dire il 17:30, perché la fare le 18 valuteremo, visto che la porta era chiusa. A proposito di Walter Benjamin, che non è propriamente uno storico, ma insomma un grande pensatore, filosofo, letterato, si parla di questo, ci parlerà Marco Cangiotti. La giornata di oggi, appunto, su Mark Bloch. Tutti abbiamo studiato. Ah, scusate, ho dimenticato invece di dire una cosa. La giuria non tenga conto, come dice Perry Mason. I docenti che fossero interessati all'attestato di presenza devono apporre una firma in un piccolo elenco che c'è di fuori. Chi si è già prenotato firma a fianco, chi non si è prenotato aggiunge il nome e può firma a fianco. Allora, Mark Bloch, vi dicevo, tutti abbiamo studiato qualcosa di suo, dai re taumaturghi all'apologia della storia, ai caratteri originali della storia rurale francese. Io mi ricordo di aver letto un gran bel libro, non ne ricordo il titolo esatto, era sul Medioevo, interessantissimo. Insomma, tutto sommato un autore che assieme al collega Lefebvre, poi a tutta la scuola, le cosiddette annali, eccetera, eccetera, ha letteralmente cambiato la storia. E questo naturalmente è cosa che ci dirà fra un po' il professor Vercelli, presumo. C'è da dire che questo insieme di personaggi hanno purtroppo, cioè Huizing, Benjamin e Bloch, hanno purtroppo un dato biografico tragico. Sono incappati nel nazismo, con conseguenze drammatiche, tutti e tre. Questo è un po' il filo conduttore che lega tre personaggi anche piuttosto diversi, soprattutto Benjamin. Mark Bloch viene fucilato nella metà di giugno del 1944, è stato arrestato come resistente. A noi sembra un po' un paradosso il fatto che ci siano gli alleati già in Normandia, anche se ancora a giugno lo sbarco in Normandia è cominciato, ma non è finito, perché finirà verso Ferragosto come ripiegamento definitivo dell'armata tedesca. Però, certo, uno direbbe, ha un pelo dalla salvezza. E la stessa cosa, come vedrete, si sviluppa purtroppo per gli altri due personaggi. Uno muore, direi, in preda al panico, alla frontiera spagnola, dove è stato fermato, sta aspettando un visto che gli consentirà il transito per gli Stati Uniti, e il visto arriva il giorno dopo rispetto al suo suicidio. E l'altro muore, siamo ai primissimi mesi, primi giorni forse del 45, in un campo di concentramento. D'altra parte, morire nel primo o nell'ultimo giorno di guerra non cambia assolutamente niente. Ecco, di questi personaggi abbiamo pensato di fare una piccola sequenza e oggi cominciamo appunto con Mark Bloch. Ce ne parla il professor Claudio Vercelli, che è qui alla mia destra, che
che è docente di storia dell'ebraismo alla Cattolica di Milano, è uno storico contemporaneista, le cui principali aree di interesse sono appunto la storia europea del Novecento, la storia del Medio Oriente, i regimi totalitari. È anche giornalista, avrete letto delle cose sul Manifesto, peraltro. È autore di moltissimi saggi, curatele e monografie, fra le più recenti, vi ricordo, Il dominio del terrore, deportazione, migrazione forzate e stermini nel Novecento, che è del 17, Soldati, storia dell'esercito italiano, del 19, Era la Main, che è del 20. Ho dimenticato quel bel libro sui 70 anni di Israele, sì. Che se era di 70 anni o di 5 anni fa, si deduce. E anche Israele, una storia dello Stato, è lo stesso? Infatti mi sembrava, ho sbagliato io, scusate. Scrive essere monotematico, insomma. No, niente, a questo punto le cedo la parola. Sì, grazie, buonasera, grazie dell'ospitalità intanto. Mi compiaccio del fatto che, a quanto ho inteso, ho capito, sono presenti degli insegnanti, è una cosa che mi gratifica sempre, anche perché insomma, il lavoro da questo punto di vista è ancora più utile di quanto non lo sia quando lo si rivolge senz'altro agli interessati che magari sono già anche formati e preparati su questi temi, ma in qualche misura poi non hanno un diretto contatto con la realtà della formazione dell'educazione giovanile, che è un tema molto di per sé quest'ultimo molto scottante perché aperto. Allora io partirei da alcuni aspetti forse quasi un po' nominalistici, ma che in realtà rivelano, cammin facendo nell'esposizione, quelle che sono questioni chiamate in causa da questa figura particolare, novecentesca. Intanto, come pronunciamo il suo cognome? Marc Bloch, essendo domino alsaziano e quindi essendo il prodotto anche dell'incontro-scontro che attraversa quantomeno tutto l'Ottocento tra Francia e Germania, o più correttamente forse Marc Bloch. Sembra una questione di lana caprina, così come certuni dicono Walter Benjamin, americanizzandolo. Però vedete, dietro questo tipo di questioni, che in fondo possono essere facilmente risolte, quantomeno di volta in volta, si celano aspetti che a partire dal nome, dal modo in cui si pronuncia il nome, rivelano per l'appunto il fatto che si ha a che fare tanto più con queste tre figure, non li chiamano anche autori, ma non solo autori, ma queste tre figure, si ha a che fare con dei soggetti che sono soggetti che hanno non solo vissuto un secolo nella sua parte senz'altro più drammatica, quantomeno per l'Europa, ma sono figure, diciamo così, di transito nella misura in cui hanno raccolto ognuno a modo suo il senso di mutamenti che avvenivano per l'appunto nella prima metà del Novecento. Se vogliamo semplificare al massimo, facendo riferimento alla manualistica scolastica, e in questo caso ancora una volta mi rivolgo soprattutto agli insegnanti, ma non solo, è il periodo del confronto-scontro tra fragili democrazie liberali, chiamiamole così, sia pure generalizzando, e il modello totalitario. Qualche ombra di tutto ciò si riflette non solo nella vita e nell'esistenza di queste tre figure, ma si riflette anche nella loro riflessione, nella loro azione. Poi per Walter Benjamin, figuriamoci, di fronte a un pensiero incontenibile, altri ve ne parleranno, un pensiero che riusciva a mettere insieme teologia, metafisica, così come politica e quant'altro, e cultura in senso lato, questo, una serie di interrogativi che rientrano anche dentro il lavoro di Bloch, erano più che mai pronunciati. Ma appunto io mi devo soffermare su quest'ultimo. Parto da una citazione quindi di Prammatica per tornare poi su alcune cose che sto iniziando a costruire a mo' di rete di riflessione. Parto da una citazione classica. Il bravo storico, penso che molti di voi la riconosceranno, è come l'orco delle fiabe, anzi della fiaba.
egli sa che là dove è fiuta carne umana è la sua preda. Lo scriveva in Antologia della Storia. È una citazione classica, l'orco. Quando io incontrai colui che non fu un mio maestro, ma fu comunque, i maestri non li ho avuti se non agli elementari, ed erano i migliori, ma quando incontrai colui che fu un po' colui che mi promosse su una serie di attività, peraltro molto impegnative, mi disse: guarda che avrai a che fare con me, sappi che io sono un orco, intendendo dire sono uno storico di professione e in buona sostanza divoro quello che mi si trova dinanzi a me. La storia, secondo Bloch, racconta, parrebbe una verità assodata, ma tale non è. La storia racconta delle vicende umane, ma racconta anche del mutamento, ed è questo un primo elemento che Bloch in qualche modo introduce e rafforza nel corso del suo lavoro accademico e più generale di studio, di riflessione, incontra appunto l'umanità, il senso dell'umano. La questione di fare la storia non dell'umanità, ma dell'umano, è una cosa che attraversa, ad esempio, questi tre autori. Non è soltanto una necessità etica, non è un riscontro meramente professionale, è qualcosa che interpella il significato del presente, poiché in Bloch è fortissimo il bisogno, come lo sarà in tanti altri autori, di fare sì la storia del passato, partendo da quelle che sono sabbie mobili e arrivando a qualche punto di riferimento, ma sapendo che le sabbie mobili tali rimangono per molti aspetti. Ma il vero problema, per l'appunto, è di costruire un senso, un significato per il presente. Perché sono anni, quelli della prima metà del Novecento, oserei dire, ma questa è una notazione di corredo, potrebbero anche essere gli anni che si stanno aprendo già da tempo dinanzi a noi, dove l'incertezza e dove la spregiudicatezza si incontravano sul piano politico e generavano dei veri e propri orchi, non quelli della fiaba, gli orchi che divoravano l'umanità. Tenete sempre conto che quando parliamo di queste persone, che non a caso hanno in comune un destino infelice, ancorché combattente, ognuno a modo suo, ci riferiamo a questo tipo di contesto. Il problema per Bloch è senz'altro, come per ogni storico, ma direi in generale per ogni persona di buon senso, cercare di distinguere il vero dal falso. Però vero e falso sono due categorie che in Bloch a volte faticano a essere definite e a essere riconosciute come categorie distinte. Perché, pensate, anche questo ci porta a dei riferimenti legati al tempo presente che stiamo vivendo. Pensate al fatto che noi stiamo vivendo un'epoca che è stata definita di buon grado come epoca di post-verità, che vuol dire equivalenza delle interpretazioni e della loro eterna sostituibilità, inconoscibilità delle cose o non indagabilità, se poi non so se è previsto un minimo di dibattito, se qualcuno vuole chiedermi ragione di certe parole lo potrà fare, sostituibilità e inconoscibilità perché l'eccesso di informazione non crea conoscenza, ma crea in qualche misura dipendenza e poi, passatemi il termine, entropia, cioè caduta dentro l'incomprensione alla quale frequentemente nelle collettività si sostituisce come risarcimento parziale, quantomeno, la ricerca di una causa univoca. Pensate ad esempio alla diffusione del complottismo allora come oggi. Per stabilire i nessi tra passato e presente, perché io penso che Bloch gradirebbe questo tipo di lavoro che stiamo cercando di fare. D'altro canto, lui si impegna in un esercizio di storia della storiografia anche per più aspetti, cioè indagare, imparare il modo in cui si raccontano le cose e quali cose si raccontano, qual è l'ordine di rilevanza.
esprimerà nel senso di tracce, che non è una forma, come potrei dire, estetizzante di riferimento al passato, ma dice, lavoriamo sulle tracce, le tracce dell'umano che è trascorso, con le categorie che abbiamo noi nel presente, che sono categorie però sdrucciole rispetto al passato. Voglio dire, anche solo per intenderci da subito, cercando almeno in alcuni passaggi di scendere dal cielo delle astrazioni a quello delle considerazioni quotidiane, pensate al differenziale che ognuno di noi verifica nel momento in cui si guarda le spalle e osserva quando, insomma, supera una certa età, non importa quale, anche un fatto soggettivo, l'atteggiamento delle generazioni che lo seguono. Ad esempio nella scuola, ma non solo nella scuola, anche negli atenei, un problema grosso è il differenziale cognitivo. Cosa rileva rispetto al discorso su Marx, Bloch, al riguardo? Rileva il fatto che Bloch è consapevole che si indaga il passato per ricostruirlo contro il relativismo etico, per così dire, ma anche contro quella cristallizzazione, la storia cerca la verità, come certuni affermano, quando in realtà Bloch ci fa sapere che ci sono non diverse verità, ma diverse opzioni per valutare i trascorsi, a seconda dei punti di vista. Io in genere, permettetemi questa, anche questa digressione, per far capire il concetto, questo concetto qua, e per evitare appunto che si incentivi un atteggiamento relativizzante, dove tutto diventa eternamente equivalente e sostituibile, dico ai ragazzi, guardate, la montagna esiste, c'è, è data, è un prodotto storico, non è un prodotto della storia umana, è un prodotto della storia naturale, geologica e quant'altro. Il modo in cui voi vi ponete rispetto alla montagna, il punto di osservazione, quale osservate una qualsiasi montagna, vi darà riscontri differenziati a seconda, per l'appunto, del vostro posizionamento. Posizionamento fisico, geografico, aspettative. Una montagna osservata da un rocciatore in maniera molto diversa da colui che rocciatore non è. Una montagna può essere osservata da uno sciatore in maniera molto diversa da colui che sciatore non è. Una montagna può essere vista come qualcosa di strettamente legato alla propria identità come alieno o estraneo o quant'altro. La montagna è lì, ma l'esperienza intellettuale, perché nella storia si fa un'esperienza intellettuale, non fattuale, della montagna, per appunto varia a seconda dei punti di vista. Ripeto, scusatemi, a volte sono un po' pedestre, ma è necessario. Proprio per questo non può passare il relativismo che dice tutto si equivale, perché altrimenti la montagna può essere spostata dove si vuole, capovolta e quant'altro. È un po' come dire, anche qui per fare un altro esempio, che spero sia calzante, un esempio che purtroppo ha a che fare anche col presente. Mi aspetto un diluvio di affermazioni su quanto sta avvenendo in Medio Oriente, nello specifico nella realtà di Gaza, della Siria di Gaza, rapportate alla storia recente dell'Europa. Ghetto di Varsavia, sterminio, genocidio. Sospendo qualsiasi giudizio di valore al riguardo, ma in qualche misura mi interrogo sul fatto che se tutto diventa Auschwitz, Auschwitz è nulla. E penso che comprendiate. Ma non per dire, vabbè, viene prima Auschwitz e il resto conta poco. Non è così il punto. È che se stabiliamo delle metonimie storiche, inevitabilmente l'unico elemento di comparazione diventa quel fattore che viene indicato come indice di tutto. In Bloch la metodologia smonta completamente questo tipo di approccio. Tenete conto che noi siamo depositari della sua storia, delle sue vicende, di un lungo passato che arriva fino a noi, quindi una consapevolezza laddove la storia sia aperta alla interdisciplinarietà, ma quando lui iniziò a lavorare, peraltro seguendo un percorso tipico, se mi concedete, come dire, la battuta ironica,
da polo d'allevamento che segue proprio, avendo il papà storico, che segue proprio, come dire, quelli che sono i passaggi senza neanche sbagliarne uno, della formazione prima intellettuale e poi culturale, poi professionale e così via. Tenete conto che a quel tempo la storia era una ricostruzione fattuale incontrovertibile, ed era vissuta come tale o era rappresentata come tale. Bloch stesso ci dice ripetutamente nelle sue pagine che in realtà non è che fosse tutto così, c'erano storie contrapposte. Ad esempio, per lui un passaggio fondamentale nella sua esperienza è la Prima Guerra Mondiale, perché lui come sergente prima, finirà la guerra poi come capitano, si incontra con quelle classi sociali con le quali altrimenti non avrebbe avuto a che fare se non attraverso il patrimonio documentario, attraverso i libri, attraverso le analisi che si fanno in archivio, e che lì era presente nelle trincee. Si incontra con i soldati contadini, un classico della Prima Guerra Mondiale, in Italia come anche in Francia. Si incontra con classi di età diverse dalla sua, che sono comunque state richiamate in servizio. Lui stesso era entrato come volontario nella Prima Guerra Mondiale, avendo già svolto il servizio militare obbligatorio in Francia nel 1905, se ricordo bene. Si incontra con soggetti differenziati e, come dire, la sua competenza, la sua sapienza, all'epoca era studente di dottorato, deve confrontarsi con, come è possibile, la materialità delle cose. E questa è una svolta sicuramente. In tutta plausibilità, mi permetto di dire, Bloch, che pur era già indirizzato verso questo tipo di obiettivo, in tutta plausibilità, se non avesse vissuto la grande frattura della Prima Guerra Mondiale, avrebbe avuto un percorso professionale omologo a quello che ha potuto sostenere fino agli anni 40, ma delle posizioni forse diverse da questo punto di vista, meno attente alla, chiamiamola pure, anche se è una parola che è stata troppo facilmente abusata, complessità del presente, sulla scorta della quale risalire alla stratificazione del passato. Perché in Bloch, il movimento, in altri autori similari, non è dal passato al presente, ma dal presente al passato, per avere dei codici per interpretare il tempo corrente, il tempo che si sta vivendo. La storia serve a quello. Per questo che quando nasce o nascono, si ripetono conflitti, non di interpretazione, ma conflitti proprio esasperati, di identificazione, la storia si frantuma, non è più linguaggio comune, quando anche da posizioni distinte e diverse. Diventa qualcosa d'altro, molto spesso strumento, per così dire, di manipolazione. Ulteriore elemento da tenere in considerazione nel lavoro di Bloch. Bloch, medievista, eccetera, si lega alla storia del patrimonio rurale francese, costruendo mappature, vere e proprie mappe, con i dati che riusciva a raccogliere, soprattutto quando lavorava sulla estinzione progressiva della servitù della gleba in Francia come istituto e quant'altro, come istituto sociale, giuridico e quindi anche economico. Ma all'interno di questo tipo di intelaiatura fa ricadere tutta una serie di elementi che la Prima Guerra Mondiale e poi gli anni successivi enfatizzeranno. Un elemento che non può essere dimenticato nel caso francese, ma che si riflette poi non tanto in Italia, ma in una parte del resto d'Europa, a parte della Germania, è la Fehr-Dreyfus, la vicenda che insomma coinvolge il capitano. Recentemente è stato fatto un film che a me non è neanche piaciuto molto, ma questo, come dire, è giudizio mio personale, che ricostruisce appunto le vicende. La Fehr-Dreyfus fu un momento fondamentale. Tenete conto anche che parliamo di uno storico alsaziano, francese, ebreo, ebreo non osservante, secolarizzato, laicizzato, proveniente da una famiglia ebraica per padre e madre. Tenete conto che la patria dell'antisemitismo moderno non è la Germania, ma è la Francia.
cioè i quadri culturali, chiamiamoli così, dell'antisemitismo, inteso come vera e propria ideologia, cioè come strumento per interpretare i processi sociali. C'è un autore che forse alcuni di voi conoscono, Francesco Germinario, che ha lavorato moltissimo su queste cose qua, facendo una disamina molto complessa del pensiero antisemitico tra l'800 e il 900, come pensiero anche trasversale, benché fortemente legato alle destre modernizzanti. I quadri, dicevo, intellettuali dell'antisemitismo come forma di disintegrazione di una parte della società, ma anche di omologazione della parte restante, quella non ebraica, di uniformazione, per l'appunto si trovano nel pensiero politico francese. Ora, Bloch non sembra troppo interessato a questo aspetto, però se voi andate a vedere le opere, diciamo così, impropriamente definibili come le più libellistiche, come ad esempio La guerra delle false notizie, fake news, post-verità, indistinguibilità di un vero o quantomeno di un verosimile conoscibile dalla deliberata manipolazione, ma anche un altro fatto, che c'è una guerra, questo lo capisce benissimo Bloch, combattuta con le armi, con la mobilitazione collettiva, ma c'è anche poi una guerra delle parole e delle rappresentazioni, delle immagini, dell'immaginazione, una guerra per la conquista dell'immaginazione collettiva. Le guerre moderne sono anche questa cosa qua. Ecco, in queste opere qua, come appunto La guerra delle false notizie o altre cose, che sono state questa strana disfatta scritta subito dopo la totale Caporetto, chiamiamola così, dello Stato francese, della Terza Repubblica e così via, emergono dei tratti che richiamano non tanto, non solo all'ideologia antisemitica, ma alla sua impronta di lunga durata, in qualche misura non come elemento estraneo, non come elemento del tutto incongruo, incoerente rispetto all'organizzazione sociale, statale e politica del Novecento. Emergono questi fatti perché Bloch fa un lavoro complesso, qualunque sia l'oggetto che prende in considerazione, su immaginario, immaginazione e immagini. L'immaginario collettivo, l'immaginazione intesa, diciamo così, come qualcosa che si trasmette tra le persone, le immagini come modelli incorporati della realtà che ognuno di noi pratica quotidianamente. La guerra è un punto, come posso dire, di passaggio, un nodo importante perché radicalizza questo tipo di riflessione, radicalizza questo tipo di contaminazione, radicalizza questo tipo di lavoro anche intellettuale, perché, cosa che non ho detto, ma insomma, Bloch si contamina e poi con gli annali, insomma, a partire dagli anni 20-30, lo farà insieme ad altri autori, si contamina del pensiero sociologico e poi di quello antropologico. Oggi questi elementi sono, come dire, acquisiti dentro la storia e la storiografia. È sempre difficile poi fare una distinzione disciplinare e francamente può servire per i concorsi accademici o quant'altro, ma serve molto poco quando facciamo un discorso culturale in senso lato. Ma rimane il fatto che, per l'appunto, se la storia, soprattutto in Francia, era essenzialmente storia politica, e la storia politica era essenzialmente storia di sovrani, a partire dalla svolta del Novecento, del primo Novecento, di cui Bloch è uno dei più autorevoli esponenti, lavorando su un passato che era molto passato, trascorso, diventa storia sociale e quindi diventa anche storia dei modi di pensare, storia dei modi di concepire l'umano, come dicevamo in esordio, storia quindi antropologica, perché l'antropologia, scienza dell'uomo, affermazione peraltro, una definizione molto generica, è in qualche misura una riflessione sui modi in cui concepiamo noi stessi le relazioni sociali. Lo fanno anche altre discipline, ma l'antropologia si sofferma con particolare, diciamo così, attenzione. Distinguere poi quanto autore come Durkheim rispetto
ad altri sia più sociologo, antropologico, ci interessa molto poco. Era, come dire, un vivaio intellettuale di cui Bloch recepisce tutta una serie di elementi. Quindi no, per mettere dei punti in chiaro, no mera storia politica, è un salto di qualità. Si incontra con lo spirito dei tempi, non è che lui pensi nel suo studio questa cosa qua e crei una nuova teoria della storia, si incontra con l'evoluzione dello spirito dei tempi. Ma pensate, Walter Benjamin, per dire, appunto, la contaminazione metafisica, il bisogno di lavorare su simboli e segni. Pensate anche, visto che qui parliamo di intellettuali impegnati sul piano civile, che non a caso vengono poi soppressi, uccisi dal totalitarismo nazifascista, pensate anche al fatto che tutto questo era inteso come obbligato impegno civile. Se andate a vedere il curriculum di Bloch, direte, ma appunto, e già lo si affermava prima, questo è per l'appunto un classico docente universitario che segue tutti i suoi passaggi, la sua formazione, brillante, assolutamente brillante, che ha, come dire, anche le logiche tipiche di un'appartenenza accademica dell'epoca e quant'altro. E però ci sono in mezzo le due fratture, prima e seconda guerra mondiale. Lì il suo impegno civile ed etico diventa un impegno che lo porta alla morte, fra l'altro. Alla morte perché, come dire, è una sorta di decisione implicita, non quella di morire ovviamente, ma quella di opporsi. Quindi questo, come dire, fatelo interagire. Un altro passaggio, questi due elementi voglio dire, l'elemento dello studioso, ma l'elemento dello studioso che è tale perché comunque ha una passione civile, altrimenti, come dire, è qualcosa di cristallizzato, che rischia, fra l'altro, anche dal punto di vista concettuale, di cadere nelle stesse categorie che dice di voler superare, cioè quelle, per l'appunto, manualistiche, diciamo così, di un certo tipo, come potevano 100 anni fa sussistere. Un'altra cosa importante che Bloch introduce, o quantomeno formalizza, è evitare il mero ricorso alle sole fonti scritte. Anche questo ormai a noi pare una cosa ovvia. Poi noi siamo, possiamo definirci così, reduci da 30 anni o 40 anni di età del testimone, per cui la vocalità, la verbalità è diventata preminente addirittura rispetto alle altre fonti documentarie, con anche degli effetti di distorsione non irrilevanti. In Bloch, così come negli autori successivi, tanti altri, cioè l'interpolazione delle fonti è indispensabile, però a questo punto le fonti non sono solo quelle che si trovano in un archivio che sono conservate, anche perché l'archivio può parlare in molti modi. Cioè il ricorso a più testimonianze vuol dire che si colgono attraverso stratificazioni, interconnessioni dei passati che altrimenti sarebbero conoscibili solo in un verso. L'archivio non conserva tutto quello che c'è, conserva alcune cose, quelle che sono rimaste. E noi possiamo presumere di comprendere qualcosa rispetto a ciò che andiamo cercando, ma non possiamo pensare di avere una completezza. In questo c'è tutto un discorso, guardate, che all'epoca era particolarmente accentuato, che poi è ritornato a partire dagli anni 70, anche qua nel dibattito italiano, il recupero delle memorie collettive. In questo caso parliamo di memorie che parlano, ovviamente non di memorie dell'età feudale, medioevo e quant'altro. Sono memorie orali e, ripeto, vocali all'interno della interdisciplinarietà. Però è un aspetto, come dire, che all'epoca aveva un carattere innovativo, perché memorie collettive, e usiamo sempre il plurale, cosa voleva dire in quegli anni lì? Dare voce a quelle che poi sarebbero state chiamate, molto tempo dopo, classi subalterne. E questo, come è un altro passaggio importante. Bloch conosce un percorso che è interno ai quadri degli Atenei, delle Accademie, ma Bloch interagisce con la società, e la società è composta prevalentemente, allora come oggi, da persone che hanno un deposito di esistenza, ma che molto spesso non riescono a parlare la propria voce e a dire qualcosa di significativo. Non so se mi seguite.
il ruolo dello storico da questo punto di vista diventa quello di dare voce, ma non solo di raccogliere la testimonianza, ma di dargli, come dire, una sequenza logica, di tradurre quello che è un groviglio di sentimenti, quello che è un groviglio di atteggiamenti, quello che è un groviglio anche a volte di ripulse, di rivalse e di risentimenti anche, in qualcosa di coerente, che diventi strumento per comprendere ciò che è stato e quello che è, e in prospettiva anche, senza avere la sfera magica, quello che potrebbe divenire. Difatti la storia non va solo spiegata dal punto di vista di Marc Bloch, ma va raccontata e va soprattutto compresa. Compresa, praticamente comprendere, tenere insieme da questo punto di vista. Mi rendo conto che sono astrazioni non semplici, però vedete, questo ad esempio è un metodo alternativo a ciò che ormai ha invaso il campo della comunicazione oggi, per fare riferimenti tra passato e presente. Oggi c'è storytelling. Oggi c'è storytelling. Guardate, e lo dico senza nessun spirito polemico, le figure più interessanti anche che occupano spazio di comunicazione che rimane strategico, quello televisivo, il web si è integrato con la televisione, non l'ha surclassata. Sono figure che raccontano la storia in forma narrativa, e fin qua nulla da dire, ma che raccontando la storia in quella forma narrativa raccontano anche di se stessi. Sono performer in sostanza, anche con i galloni accademici, diciamo, del miglior genere. La mia non è una punta polemica, qualcuno potrebbe dire, grazie tanto, tu sei invidioso perché insomma quelli sono visivi, ma questa cosa qui è stata praticata da diversi personaggi o diversi autori, diciamo, studiosi, che però inconsapevolmente molto spesso hanno incentivato per l'appunto questo tipo di vocazione. Lo storytelling vuol dire in buona sostanza che ti racconto una storia, non ti aiuto a ricostruire le storie. Per cui, insomma, chi è abile può anche parlare, che ne so, di Alessandro Magno come se fosse seduto alla sua tavola. Alessandro disse in quell'occasione, ma che tu c'eri? Viene facile fare polemica da questo punto di vista ed è anche un po' gratuita, perché poi ci sono, come dire, apprezzabili manifestazioni di competenza pubblica e comunque il fatto che la televisione abbia anche canali tematici dedicati a queste cose qua è indubbiamente un fatto positivo. Però tutto va preso con un beneficio di inventario. Bloch direbbe, ma guarda un po', ci troviamo davanti a un mercato editoriale, un mercato comunicativo, eccetera. Quando poi questa cosa qua, come dire, slitta, come è inevitabile, come nell'ordine delle cose, nella pubblicistica, io vivo una doppia appartenenza, per cui non mi sparo addosso, diciamo così. Quando slitta nella pubblicistica, che vuole essere divulgazione, andiamo veramente verso un certo tipo di storia fatta con il gossip o di storia vissuta come contronarrazione. Posso fare dei nomi? Non offendo nessuno. Bruno Vespa. Però, sapete, è campione di vendite, vorrà pur dire qualcosa. Posso fare altri nomi? Controstoria? Una figura altrimenti insospettabile fino a un certo punto come Giampaolo Pansa. Io mi sono interrogato sull'impatto di Pansa nel momento in cui, prendendo abitualmente da pendolare mezzi pubblici, ho incontrato persone che conoscevo di vista da anni, perché gli orari sono magari i medesimi, se si fanno certe cose, non li ho mai visti con un giornale in mano, quando ancora i giornali si utilizzavano, adesso ormai sono, lo si diceva prima, in macchina, completamente scomparsi, non li ho mai visti con un libro in mano. A partire dal 2008-2009 li ho sempre visti con lo smartphone, lo abbiamo tutti, e qua accanto a me, peraltro. Magari mentre compulsavano per scrivere qualcosa o per comprare qualcosa, cosa che mi è sempre molto incuriosito da questo punto di vista. Sei sul pullman, stai andando al lavoro e fai un acquisto online. Che pensateci bene, un bel cambiamento di rotta e di atteggiamento. Poi quelle stesse persone, alcune quantomeno, le trovavo con questi volumoni di Pansa. E qualcuno
interpellato così amichevolmente, cioè, qui sì, c'è la verità. Capite? Allora, storytelling vuol dire anche questo. Ritorna il tema, non solo e non tanto prepotente, del fake, che è un discorso a sé, ma della post-verità, del bisogno di trovare, come dire, storie alternative. E accanto a ciò del bisogno di trovare il complotto. Su questo Bloch avrebbe lavorato. Beh, d'altro canto, sia nella guerra delle false notizie, sia nella strana disfatta, in buona sostanza, riferimenti, quantomeno indiretti a questi aspetti qua, sono assolutamente evidenti e tangibili. Aggiungo ancora alcuni elementi, poi magari se facciamo un po' di colloquio, non lo so, mi fermo per non fare una prolusione di quelle che poi smontano tutti i presenti. L'ho già detto e lo ripeto. La storia è essenzialmente il racconto dell'interconnessione tra mutamento e stratificazione delle vicende umane, delle cose e dei fatti. Ma mutamento e stratificazione sono il prodotto anche della percezione che noi abbiamo del passato. Questo, ad esempio, è un discorso che in fisica all'epoca si andava facendo. L'osservatore influenza in qualche modo, indirettamente, l'esito dell'esperimento che sta facendo. Lo può fare il più delle volte in maniera inconsapevole, ma ha uno stato di aspettativa, ha un modo di disporsi rispetto a ciò che sta analizzando di un certo tipo, cioè qualcosa che può produrre degli effetti, quantomeno, se non insinceri, comunque non coerenti e non obiettivi. Peraltro, dal punto di vista di Bloch, non c'è, come dicevamo già prima, la storia intesa come assoluta obiettività. C'è lo sforzo, questo per citare un altro autore che non era solo storico, cioè Gaetano Salvemini, c'è uno sforzo, diciamo, di metodo. L'obiettività è un metodo, diciamo così. La conoscenza e la conoscibilità delle cose è un obiettivo, un target, che muta anche a seconda appunto delle posizioni che vengono assunte dall'osservatore. E d'altro canto la storia si dà per conoscenza attraverso le tracce, si dà per ciò che c'è ma anche per quello che non c'è, anche questo è un tema affascinante, problematico, si dà per la voce che noi diamo al materiale documentale. Anche qui andiamo su un esempio concreto, che ad esempio può aiutare studenti più o meno giovani a capire la complessità di certi fenomeni. Prendete, allora, azzerate completamente le vostre cognizioni legate allo sterminio delle comunità ebraiche in Europa tra il 1941 e il 44, perché questi sono gli anni fondamentali dello sterminio, non delle persecuzioni, non delle uccisioni individuali, eccetera. Lo sterminio in chiave, tra virgolette, prima dei grandi massacri di massa, le grandi fucilazioni ad est e poi il sistema industriale, la gassazione e la cremazione. Azzerate tutto. Prendete un documento, dopo aver fatto questa opera di azzeramento, uno dei documenti, ben più di uno ce n'è pervenuto, relativi a quella vicenda lì. Che i tedeschi documentavano a se stessi, testimoniavano a se stessi quanto stavano facendo. Una cosa complicata è questa, avevano, come dire, uno stato di feticismo della documentazione, cioè tutto doveva svolgersi in maniera burocratica, anche perché la burocratizzazione allora come oggi è un modo per incentivare di insensibilità e la deresponsabilizzazione. Mi seguirete, immagino. Burocratizzare vuol dire utilizzare metodi e linguaggi, tanto più in quest'ultimo caso, sostanzialmente asettici, che cioè separano l'individuo, il destinatario della comunicazione, dall'oggetto stesso della comunicazione, laddove quell'oggetto contempla e riguarda gli esseri umani. Allora, leggete un qualsiasi documento dove si parla di soluzione finale della questione ebraica, già da la definizione come tale, comprenderete, come dire, la complessità. Cosa ne possiamo dedurre, no, da quei documenti se non sappiamo, non conosciamo il contesto
se non l'abbiamo riconosciuto. Paradossalmente potremmo dire, ad esempio, un'opera che fanno i negazionisti, che non sono mai da trascurare troppo, anche se sono pochi i veri negazionisti, quelli che ci lavorano in quel senso lì. Decontestualizzando tutto, potremmo paradossalmente arrivare al punto di dire, beh, in fondo i tedeschi, anzi i nazisti, avevano a cuore il destino degli ebrei, volevano dare una soluzione finale. E se io vi dico, voglio, avete dei problemi, siete una collettività di necessitanti, vi do una soluzione finale ai vostri problemi, non potrebbe essere inteso come qualcosa di positivo? Cosa dice Bloch al riguardo? Se non contestualizziamo e se non abbiamo gli strumenti per contestualizzare, non capiamo nulla. E però contestualizziamo, questo è un altro passaggio importante, con le voci che utilizziamo noi. Un altro esempio, scusate, non voglio essere monotematico, ma perché si incrocia con la vita di Bloch, anche se lui non fu deportato, ma fu assassinato dalla Gestapo, dagli sgherri della Gestapo, dopo 3 mesi di tortura, in sostanza. Un altro esempio a riguardo è quello della memoria, delle memorie individuali. Se voi aveste intervistato un sopravvissuto di un campo di concentramento, a partire da quelli peggiori, perché erano anche campi di sterminio, di campi di sterminio eventualmente intesi, sopravvissuti, si sono contati sulle dita di una mano, e parliamo di un universo addirittura a sé stante. Ma se voi aveste intervistato negli anni 50-60 un sopravvissuto di Auschwitz, vi avrebbe detto certe cose. Intervistato a distanza di 20 o 30 anni, ne ha messe in rilievo altre. Per dire, ci sono state persone che sono state nei campi di concentramento per circa 12 anni. Ad esempio ci sono entrate come militanti comunisti, ebrei, tedeschi. I primi a finire nei campi di concentramento furono i tedeschi, gli oppositori. La mattanza iniziò così, come atto fra l'altro legale del nuovo Stato, del nuovo governo. Usciti, sopravvissuti, pochi, 12 anni, in genere una parte di essi come capo, utilizzati perché erano tedeschi, conoscevano il tedesco, anche se ebrei, eccetera, eccetera, e sopravvissuti alla catastrofe collettiva, di sé in genere negli anni 40, 50, 60 rivendicavano l'identità comunista. Reintervistati a distanza di, che ne so, 20 anni, negli anni 80 e 90, rivendicavano l'identità ebraica. L'una cosa non smentisce l'altra, mi comprenderete, ma racconta di stagioni della testimonianza che mutano nel corso del tempo. Anche questo. Cosa c'entra con Bloch? Bloch è consapevole di queste cose qua. Lo fa retrodatando la sua attenzione e il suo lavoro a storie meno drammatiche forse rispetto a quelle che ho appena citato, ma molto più lontane e molto più distanti. Non è solo, come una certa retorica comunicativa dice oggi, dare voce ai vinti, ma che attenzione, che è un'espressione che è estremamente gratificante, ma può risultare anche controproducente da certi punti di vista, se non ha appunto tutta una serie di attenuanti, o per meglio dire, tutta una serie di ammortizzatori più che di attenuanti, così come Bloch ci indicherebbe. Non è solo questione di dare voce ai vinti, ma capire quali voci parlano e come mutano le voci nel corso del tempo. Bloch si interroga su questa cosa lavorando sui documenti d'archivio. Un documento, a seconda di come lo si legge, può dare risultati distinti e differenziati rispetto ad altre forme di lettura. Se io non ho elementi ulteriori di riscontro, se non ho elementi di confronto, se non ho elementi di contestualizzazione, sapendo che comunque ci sarà sempre un elevato grado, non di manipolazione, ma un elevato grado di arbitrarietà nel mio lavoro, non faccio il lavoro dello storico, in sostanza. I documenti non parlano da sé, parlano con... c'è un problema di linguaggio, dal passato ad oggi, c'è un problema di significato semantico, c'è un problema di rilevanza. A seconda di epoche diverse, alcuni documenti, che siano fonti scritte o di altro genere, assumono significati distinti e diversi. Faccio ancora un altro esempio per capirci.
Io provengo da Torino, ho vissuto buona parte della mia esistenza comunque a Torino, con periodi all'estero, eccetera, ma in buona sostanza sono figlio di quella città lì. Ricordo benissimo che quando iniziò l'opera di smantellamento sistematico della Fiat, che attraversò tutti gli anni 80 e i primi anni 90, c'era comunque una grande attenzione nei confronti di coloro che di fatto venivano progressivamente espulsi dal ciclo produttivo, dai cassi integrati, che è stata una vicenda anche molto dolorosa, poco raccontata, diciamo, ufficialmente, molto raccolta a livello di storie locali nei quartieri, dai ricercatori magari dell'università o degli istituti storici che erano presenti a Torino e così via. Oggi quella storia lì non ha più nessun interesse, perché non siamo più una società industriale, o quantomeno non siamo più solo una società industriale, e siamo semmai una società che va digitalizzandosi. Le identità sociali sono diverse, l'interesse per la storia diventa diverso. Una storia fatta attraverso gli strumenti digitali è una storia diversa da quella che poteva essere fatta anche solo 40 o 50 anni fa con uno strumento prevalentemente cartaceo, oltre che con lezioni, conferenze, incontri. Penso che mi abbiate seguito. Ho cercato di attualizzare un po', sì, siamo già anche a 6:30, la figura di Bloch, per non fermarmi solo a per appunto una lettura curricolare, e scrisse questo, e disse quest'altro, e si mise con questo, e fece poi, come dire, comunella con quell'altro, perché visse anche questo tipo di, non è un santo, visse, come dire, tutte quelle dinamiche lì, pagò pegno con la propria vita. In lui non c'era nessuna incertezza rispetto alla necessità di resistere. Questa è una cosa che, come dire, in qualche modo lui ci consegna, ed è un obbligo civile, morale, che abbiamo nei suoi confronti. I suoi libri sono libri molto dotti, molto colti, sono libri che chiedono di essere studiati, sono libri che in qualche misura hanno aperto nuove strade. Il Taumaturghi è fondamentale da questo punto di vista, ma non solo, non facciamo una scaletta delle opere, non ha molta importanza questa cosa qua. Sono libri molto eruditi, però l'erudizione non è fine a se stessa, l'erudizione molto spesso può essere il contrario della cultura, del sapere, è un accumulo di dati fine a se stessa. Il problema che Bloch evidenziava, e lo evidenziano anche gli altri autori che avete messo qui in rassegna, e non solo loro, è quello di trovare dei codici espressivi che possano fare, possano costruire un tessuto etico e civile. Questa domanda diventa radicale tra le due guerre, perché fu epoca tormentata, fu epoca in cui effettivamente l'esperimento democratico, che era ancora un esperimento di matrice liberale, ma che doveva confrontarsi con le collettività, con le masse, con una società di massa, rischiava di tramontare, di essere sommerso dall'esperienza totalitaria, che aveva diverse declinazioni a partire da quella italiana, con tutte le differenziazioni del caso per ogni paese e quant'altro. E il lavoro dello storico si inserisce civilmente e socialmente, in questo caso qua, storicamente, scusatemi il gioco di parole, dentro questo contenitore di trasformazioni profonde. Parli delle trasformazioni del passato perché hai le trasformazioni del presente da capire. Oggi, e chiudo su queste note qua, abbiamo grosse difficoltà a fare questo tipo di lavoro. O torna la storia come stanca narrazione che viene sempre più spesso messa in discussione da altri strumenti di, se non formazione, comunque comunicazione, una sorta di rullo che procede in maniera abbastanza affaticata. Oppure appunto abbiamo la storia raccontata come vicenda, a partire da quella personale, come storytelling appunto, dove tutto è sostituibile, dove tutto è conoscibile, non conoscibile, trasformabile. Io dico sempre, è un po' come il gioco dei mattoncini Lego, avete presenti? Dove tutto si equivale, li mettete insieme, non c'è nessuna differenza, nessuna rilevanza, ma il problema non è la differenza, la rilevanza, il problema è, quantomeno non nel campo della disciplina storica, il problema è quello della differenza della rilevanza etica di ciò che andiamo a conoscere. E la rilevanza etica è tale
perché costruisce un sapere del presente che influisce poi sulle scelte collettive. Ultimissima questione che aggiungo adesso, mi veniva in mente dicendo queste cose qua, mi ero segnato altri appunti, ma insomma non è caso poi di entrare troppo nello specifico. Ultima questione è il fatto che allora era implicitamente legato al lavoro di Bloch una consapevolezza che si ripete nell'oggi. Le grandi crisi di trasformazione vedono anche crisi di elite, di classi dirigenti. La Terza Repubblica muore così, muore in maniera ingloriosa, viene sostituita da un regime non solo autoritario, ma un regime fantoccio che si adopererà nelle peggiori cose, Vichy, salvo poi essere esso stesso poi eliminato dall'evoluzione degli eventi. E così è capitato ancora prima in altre realtà, a partire dall'Italia, seppure con tutte le differenze del caso. Oggi noi ci troviamo dinanzi a un bivio, cioè o rinnovare il patto democratico, che evidentemente non è solo un patto costituzionale, le costituzioni possono essere mantenute in vita senza applicarle. In Germania, per dire, Hitler fece così, mica abrogò la Costituzione di Weimar, la disattivò in buona sostanza, con l'agire concreto, pensateci bene. Quindi, o rinnovare il patto democratico, che è qualcosa di profondo, perché rimanda alle identità sociali, ai modi in cui le persone si sentono o non si sentono integrate in una comunità nazionale, che nel caso nostro è anche una comunità continentale europea, oppure aprirsi a, come dire, incalcolabili avventure. Non c'è una facile soluzione rispetto a questo bivio. Non c'è la formula applicata alla quale riusciamo a trovare la risposta appropriata. Però è senz'altro certo, Bloch coglieva, parlando di epoche molto trascorse, del mutamento che si rifletteva appunto anche sul suo tempo, soprattutto sugli anni 20 e gli anni 30, e noi, anche attraverso a volte forme di disagio, di scoramento o comunque sia di appannamento, raccontiamo in questo modo della sensazione di trasformazione che però ci sfugge nei suoi lineamenti di fondo. Perché capiamo che non saremo più o non siamo già più quello che eravamo, ma fatichiamo a capire che cosa potremmo diventare. Fermo restando che siamo in tanto, ognuno vale per sé. Però esistiamo perché siamo esseri sociali. Mi fermo qua perché sennò diventa una cosa torrenziale. Sì, grazie, veramente una conversazione di grandissimo interesse. Condivido in pieno il fatto che la storia debba avere un valore etico, perché sarà o è storytelling o è histoire bataille, come si diceva una volta, insomma, il discorso che fa sulla Costituzione di Weimar non formalmente abrogata, la estenderei anche allo Statuto Albertino, sotto il quale sono convissuti Cavour, Crispi, Giolitti, Mussolini, alla fin fine bastano delle interpretazioni in certi momenti. Possiamo proporre qualche domanda? Ne avrei ovviamente una anch'io. Io in università ho sempre sentito dire Bloch. Siccome mi pongo il problema, ma lui come si chiamava? Volevo chiederglielo. Questo mi rimerebbe, se è possibile. Anch'io ho sempre sentito pronunciare Bloch, però linguisticamente penso che sarebbe molto scorretto dire che Bloch sarebbe meglio, però... è chiaramente una questione di interpretazioni dal punto di vista non lessicale e semantico, ma dal punto di vista proprio dell'inflessione. Ecco. È un alsaziano, attenzione, che le origini alsaziane a noi dicono molto poco, ma guardate che l'essere figli di territori di confine, in qualche modo contesi, crea anche delle differenziazioni rispetto alla pronuncia del proprio cognome. Per dire, io ho avuto come mio grande maestro, il maestro delle elementari, che si chiamava Petrigic, era un esule istriano-dalmata, non ricordo neanche esattamente di quale provincia, di quelle che
Nel 1945 furono acquisite la Jugoslavia di Tito, la Repubblica Federativa. Non ha mai voluto italianizzare il suo nome, e comunque sia il suo nome rivela origini slave. Tenete conto che una parte della popolazione che fu espulsa, che comunque abbandonò quei territori, in realtà era di famiglia slava, non era, cioè, e peraltro gli italiani erano istroveneti, insomma, troviamo. Quindi come possiamo usare blocco, io non mi formalizzo, però mi piace di più così. Ecco, mettiamo in questi termini. Prego. C'è una domanda? Professore, capisco poco di storia e mi interesserebbe approfondire la novità che c'è nel passaggio tra quella che si chiama l'histoire vanemanziere, mi corregga se sbaglio, e l'histoire di Bloch. Io sono un fanatico broderiano e quindi vado a finire in Broder. Vorrei capire, se poi mi dà l'indicazione di qualche testo, io sono ben felice. Ne conosci più di me, probabilmente. Sì, capire bene, ho in chiaro cosa sia l'histoire vanemanziere. Lei l'ha detto, i re, sì, proprio sinteticamente. Ho meno chiaro una definizione della histoire di Bloch. Questa è la prima questione. La seconda questione, questa è proprio banalissima, ma sono un ignorante. Perché si chiama storia degli annali? C'è una qualche altra domanda, tanto vale pianificare. Sì, sì. Facciamo un giro. La mia domanda è molto semplice. A un certo punto tu hai fatto riferimento al passaggio tra diciamo così, la storia cartacea e quella digitale. Volevo semplicemente capire da te quali potrebbero essere gli elementi che caratterizzeranno questa storia digitale in rapporto, e soprattutto le differenze sostanziali rispetto a quella cartacea. Ti ringrazio. Marco. Fate domande facili. Molto rapidamente. Se il mestiere dello storico è nel comprendere il suo rapporto col giudicare, come lo vediamo? Basta. Siete attrezzati, insomma. Prego. No, visto che, insomma, forse ancora una parte del pubblico ha qualcosa da dire, a chiedere. Potrei suggerire una risposta, perché io andate a casa e studiate e non rompete le mani. Questa è una risposta, sì, effettivamente, anche perché in generale il relatore si chiede una cosa che non sempre il relatore, sa come me, deve, come dire, aggiustare da questo punto di vista, per non passare per una capra, come direbbe qualcuno. È una citazione volontaria, è venuta fuori così. Scusate. No, allora, rapporto tra comprendere e giudicare, la ricostruzione del giudizio di fatto, la questione del giudizio di valore, è una questione immensa, immensa. Anche perché, vedete, per complicarci la vita, nel momento stesso in cui noi diciamo le due cose vanno distinte, per meglio dire, ricostruiamo i fatti e poi diamo un giudizio sui fatti, però è chiaro che abbiamo una vocazione a indirizzare quel giudizio in un certo senso. Da questo punto di vista, per Bloch, che dir si voglia, Dorian innanzi lo chiamerò Bloch, quantomeno in questa circostanza, da questo punto di vista, come dire, non c'è l'estraneità, come si diceva prima, parlando anche dell'osservatore, non c'è l'estraneità completa e totale da ciò che viene valutato, compreso. C'è comunque un'influenza, un'interferenza, ma è necessaria, cioè io non mi stupirei di questa cosa qua. Il punto è, questa interferenza, questa influenza, gioca nel senso di rafforzare, come dicevamo prima, un vincolo tra gli individui, che sia un vincolo di reciprocità, oppure gioca per costruire delle scale gerarchiche tra i soggetti. Dicendo, alcuni vengono prima, gli altri vengono dopo, rispetto al presente. Non so se mi spiego.
E questo, come dire, l'interferenza plausibile, accettabile, il valore etico, ecco, di cui dicevamo prima. Su questo io ho molte difficoltà. Vedete, ad esempio, per dire anche oggi ci sono, a parte che sono battaglie, questioni demenziali, che sono entrate in campo negli ultimi 30 o 40 anni, ma l'accusa di essere partigiano nel senso di essere di parte, viene costantemente rimpallata da una e dall'altra parte, perché ha una ricaduta politica. E perché, questo è forse il vero problema, nella percezione collettiva quello che vale è una presunta par condicio che dovrebbe azzerare il giudizio di valore. Ma si fa, o si costruiscono giudizi di fatto, si fa conoscenza, si fa comprensione, proprio per giudicare. Con un aspetto però importante, che in Bloch è presente, e che oggi invece è molto meno compreso, fare storia non vuol dire fare tribunale, mentre invece la tentazione oggi di chiamare in causa lo storico, ma succede anche concretamente nel tribunale, quando uno storico viene chiamato a validare certe affermazioni, è un'eccedenza rispetto al rapporto dello storico medesimo, ma non perché si tenga con le mani pulite al di fuori dei riflessi e degli effetti della sua ricerca sulla società, ma proprio perché è attento agli effetti e ai riflessi della sua ricerca sulla società, in qualche misura, non può alternarsi, né tantomeno sostituirsi al giudice. Oggi invece ci viene chiesto soprattutto un giudizio preventivo. E accanto a ciò, ripeto, c'è una logica, che ho già definito più volte, di par condicio, per cui tutto si equivale ad intercambiare. Non è vero che dicendo così si tiene tutto allo stesso livello, Attenzione, non è così. In realtà si dice che non ci sono più criteri, diciamo così, di comprensione prima e di valutazione poi. Si deve da qualcun altro fare questo tipo di scala gerarchica, capite? Ed è un conferimento, un riconferimento a forme di potere, come dire, non democratico, di una possibilità, di una capacità che invece nel corso del tempo, a partire dall'esperienza delle guerre mondiali, si è cercato in qualche misura di delimitare. Non so se mi sono spiegato, però questo è un punto, è un passaggio importante, altrimenti è accademia, e l'accademia è legittima, ma è un comparto corporativo. Non è un caso che nella crisi del sapere che viviamo in questo periodo c'è una scissione completa tra le dimensioni delle università, quantomeno parliamo nel caso italiano, ma non solo, e la comunicazione pubblica. E sono due realtà che in qualche misura non interagiscono in alcun modo. Vabbè, possiamo usare poi immagini molto effervescenti, una crisi del sapere, no, è una crisi del valore sociale del sapere, complottismi. Il discorso, guardate, decisivo sull'antivaccinismo, il discorso decisivo, dico perché è un discorso di lungo periodo, che rivela un malessere collettivo e quant'altro ancora, lungi dall'essere una legittima discussione sul fatto che tutto quello che si muove nelle nostre società è legato anche a calcoli di interesse. Cioè scopriamo, come dire, caschiamo dal pero se scopriamo queste cose qua. Lungi dall'essere una riflessione critica su questa cosa qua, diventa invece un atteggiamento pregiudizioso, di diffidenza sistematica. La diffidenza distrugge il tessuto sociale, e distrugge soprattutto quello strumento fondamentale del tessuto sociale che è un linguaggio condiviso. E questi sono passaggi che ritornano, insomma, e che sono di attualità. Il problema quindi non è sempre e solo esagerare sul comprendere e sul giudicare, cose pur fondamentali, anche nell'autore che abbiamo affrontato questa sera, ma il problema è di capire chi giudica cosa.
Bloch non lo formulava in questi termini, ma il discorso Bloch non lo formulava in questi termini, ma il problema dell'accesso, come dire, sociale al sapere è un problema che si forma in quegli anni lì. Viene risolto in vari modi, verrà rilanciato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non è una formula gratuita dire sapere e potere, perché non è che sapere voglia dire potere, ma il sapere è la premessa, la conoscenza per riuscire a poter fare qualcosa, a creare legami. La funzione dello storico è questa, non è una funzione però da tribunale. Fra l'altro, se facciamo il tribunale, conferiamo a una categoria, alla magistratura, un eccesso di ruolo, un'eccedenza di funzione, come se fosse la magistratura il soggetto che dirime le contrapposizioni che attraversano le nostre società. Ancora una cosa, scusatemi, qui per andare alla domanda precedente, andando quindi a ritroso, storia digitale, e su cosa si riflette? Ma non lo so, poi anche il termine storia digitale è una, come dire, è tutto da capirsi ancora, perché parliamo di frammenti al momento, non parliamo ancora di qualcosa di definito o definibile in maniera proprio, direi, disciplinare. Ma il problema rispetto a questo discorso qua rimanda anche ad altri aspetti similari, cioè nella digitalizzazione viene a mancare il contatto umano, la fisicità del rapporto. Questo è un elemento, come dire, fortemente connotato, fortemente enfatizzato. E allora io mi chiedo come dire, l'epoca di individualismo che stiamo vivendo, individualismo narcisistico, influenzi proprio non solo la generica categoria onnicomprensiva del sapere, ma anche la consapevolezza di sé, che è tale se si è sé stessi in mezzo agli altri. Da questo punto di vista la digitalizzazione ha molti aspetti, anche positivi, ma ha un aspetto di separazione molto forte dagli individui. Vedo silenti, perché sono passaggi, come dire, cognitivi molto forti questi, di cui iniziamo a intuire qualcosa. È un problema che attraversa peraltro il Novecento e precede l'età digitale, cioè il problema della tecnica, le tecniche dell'umano. La prima guerra mondiale è l'esperienza della guerra industriale, in tutti i sensi. La seconda guerra mondiale porterà, come dire, al culmine questo tipo di esperienza. In Bloch questa consapevolezza, c'era questa consapevolezza. Il problema di come la tecnica trasformi l'umano in buona sostanza, non solo si sostituisca, ma si integri trasformandolo. Ad esempio, un serbatoio di formazione dei fascismi è proprio per l'appunto questo processo di disumanizzazione. E qui non giochiamo sulle parole, ma l'umano in qualche misura diventa funzionale non alla tecnica come tale, ma a una serie, per usare espressione di un altro grande autore molti anni dopo, anticipatamente a 39 anni, Furio Jesi, sono idee senza parole, non parole senza idee, idee senza parole, cioè idee intese come formulazioni astratte, tradizione, identità, etnia, razza, alle quali non si accompagna nessuna declinazione espositiva, nessuna declinazione in qualche misura esplicativa. Non c'è nessuna parola di accompagnamento e quindi non c'è nessuna discutibilità di queste cose. Sono dati una volta per sempre come elementi incontrovertibili della storia umana. I fascismi nascono nel Novecento non a caso, non sono solo il prodotto di lunga durata di quello che era stato appunto la reazione ottocentesca e il suo divenire fenomeno anche di massa. Ma i fascismi sono come il prodotto, come dire, di questo incontro tra disumanità tecnica,
e per appunto tutta una serie di fenomeni che si accompagnano al cambiamento del significato, del valore dell'essere individui. Sono temi complessissimi, si trascinano rispetto a quello che dicevamo prima. L'ultima questione su cui io dunque dovrei prepararmi. Dovrei prepararmi, cioè tra Brodelli, insomma, la storia veremenziale, dove si colloca il nostro autore, e perché il discorso degli annali, o per meglio dire quel tema. Tenete conto che gli annali nascono da un fallimento, dal tentativo in qualche modo di fare una rivista interdisciplinare e internazionale che avrebbe dovuto coinvolgere, i soldi servono sempre, senza risorse non si fanno nulla, capitali americani che non sono poi arrivati. Gli annali sono un punto di incontro da questo punto di vista di, non dico di un gruppo di falliti, ma comunque di un gruppo di persone che hanno dovuto scegliere in qualche misura un indirizzo diverso da quello che originariamente volevano dare, ma che hanno per l'appunto raccolto l'interdisciplinarietà. In realtà vengono chiamati annali fin dalla loro origine, come lo saprà. Diventano però gli annali del 94, se ricordo bene, poi quella è la definizione definitiva. Il punto è la periodizzazione, cioè riuscire a tenere distinti, diversi, ma insieme intelligenti, tempi distinti, lungo periodo, periodo breve, eccetera. Andiamo su concatenazioni logiche necessarie, ma anche, una volta ancora, molto astratte se dette così. È il laboratorio dello storico che si interroga su quali siano gli strumenti del mestiere da questo punto di vista. Negli annali questo elemento è molto forte e proseguirà poi nel dopoguerra e così via. È significativo solo questo, che siano soprattutto i medievisti a lavorare su questa cosa qua. La storia contemporanea nasce nel Novecento. Antecedentemente non c'era, finché è stata storia politica non era storia contemporanea. Diventa storia contemporanea quando diventa disciplina, scusatemi il gioco di parola ancora una volta, interdisciplinare. Non ho dato una risposta a quello che mi ha chiesto, ma comunque me la cavo così. Scusa. Grazie. Prego, vediamoci. Bene, io la ringrazio molto, una serie di spunti interessantissimi, mi sono preso anch'io appunti, studierò a casa, come è stato detto poco fa. Niente, io la ringrazio molto, ringrazio il pubblico, vi do quindi appuntamento per l'8 novembre prossimo, saremo sempre qui e avremo Tommaso Di Carpegna, Falconieri, con Johan Oistrakh. Grazie a tutti.